Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi sono totalmente struccata perché vorrei andare a realizzare un make-up e in particolare vorrei tanto provare questi pennelli qua che mi sono stati gentilmente omaggiati dall'azienda Douyu Brushes. Quindi io sono molto molto contenta di appunto potervi farveli vedere e anche vedere come funzionano, visto che comunque io di pennelli su siti online non li ho mai comprati, quindi sono super super curiosa. Però prima di iniziare con il video, però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un piccolo like a questo video e inoltre, se vi può interessare, giù nell'info box vi posso lasciare, ecco, il link per acquistare questi pennelli perché li trovate su Amazon e costano tipo 15 euro. Quindi direi di iniziare subito ad unboxare, diciamo, questo set di pennelli. E si presentano in questa confezione di plastica con questi toni del viola, celestino, quindi colori super super belli che a me piacciono un casino. Dentro, che a me piace un casino, sono dentro questo contenitore super super rigido e si chiude con questi clip qua, quindi super comodo, li potete portare benissimo anche in giro quando vi spostate o comunque anche averli in camera o in bagno o comunque sulla vostra postazione di make-up, averli belli ordinati e senza accumularsi con la polvere, secondo me è una bellissima cosa. All'interno i pennellini mi sono arrivati super impacchettati, quindi hanno la loro plastichina esterna e questi sono appunto i pennellini. Non li ho contati quanti sono, però dopo vado a mostrarveli meglio. Vado a tirarli fuori. E allora, questi qua sono tutti i pennellini che dopo ve li faccio vedere in modo più dettagliato. E sono tutti questi qua, sono super super belli. Vi faccio vedere il pack, che è una cosa pazzesca, cioè io non mi aspettavo assolutamente. Vedete, questo è il pack esterno, tipo plastica, ma con tutti questi effetti super colorati, tipo qua più rosa, qua verdolino, molto molto belli. Poi ogni pennellino, anzi non tutti i pennellini, però i pennellini più grandi, come il pennellino per il fondotinta e quelli diciamo per le polveri viso, ecco, mi sono arrivati tutti con questa rete che appunto vanno a proteggere le settole, quindi molto molto bella come cosa. E allora, questo è il pennellino, quindi sono appunto con le settole nere, poi da metà in su c'hanno appunto tutte le settoline tipo blu. E adesso vi mostro tutti i pennellini in modo più dettagliato. Parto facendovi vedere appunto i pennellini per le polveri, quindi abbiamo questo qua che vi ho fatto vedere prima, molto molto bello, quindi hanno le settole super morbide, cioè a me piacciono veramente tanto. Poi abbiamo questi tre pennellini, poi abbiamo gli altri pennellini, diciamo per gli occhi. Allora, vi faccio intanto vedere questo qua che si utilizza appunto per l'illuminante, molto bello anche questo, con il pack molto più sottile rispetto agli altri, però molto molto bello. Poi abbiamo due, diciamo, pennellini per le sopracciglia, come appunto questo, che appunto si utilizza per pettinare le sopracciglia, fatto appunto così, e poi anche questo qua fatto a modo di scovolino, che a me piace veramente tanto. Poi qua abbiamo tutti gli altri pennellini che appunto si utilizzano per gli occhi. Qui vedete anche a tenerli così con il loro pack, diciamo, sono super belli e niente, a me piacciono veramente tantissimo. Poi adesso andremo a provarli in un make-up super veloce, così vedo anche ecco, come funzionano meglio sulla pelle, perché di belli sono bellissimi e hanno le settole morbidissime, però adesso vediamoli anche in funzione.
Allora inizio applicando il fondotinta e utilizzo questo qua di L'Oréal Paris, l'Accord Perfect, nella colorazione 2D2W, che è una colorazione che a me piace tantissimo. Vado a metterlo direttamente qua e poi a stenderlo. Allora, io di solito il fondotinta sono sempre abituata a metterlo con la Beauty Blender perché appunto mi sono sempre trovata bene. Però devo dirvi che anche applicarlo con questo pennellino qua, visto che ha le setole molto morbide, non faccio per niente fatica. Allora, ho applicato il fondotinta e devo dirvi che applicandolo con questo pennellino qua a me piace veramente tanto, nel senso che utilizzando o la Beauty Blender o questo pennellino io non ci vedo tante differenze e penso che continuerò ad utilizzarlo visto che l'effetto non mi dispiace per niente. Allora, dopodiché vado ad applicare la cipria, così vado ad opacizzare il volto e utilizzo questa cipria qua di Astra che tipo ho preso circa mezz'anno fa, ma che a me comunque piace tantissimo. Utilizzo questo pennellino qua, fatto in questo modo, super morbido, cioè hanno una morbidezza bellissima. Comunque vado a prendere un po' di cipria. E vado ad opacizzare il viso. Poi vado subito a mettere Terra Blush e illuminante, perché così non sono così bianca come tipo una mummia. Come blush, scusate, come bronzer vado ad utilizzare questo qua di Technique. E per applicarlo vado ad utilizzare questo pennellino qua, fatto in questo modo. Ne ho messo un po' troppo perché appunto questo blush qua è molto pigmentato. Infatti faccio sempre molto molto fatica a metterlo perché mi piace tanto l'effetto che mi lascia sul viso, però è molto molto pigmentato. Allora, bronzer applicato e vado a mettere anche il blush. E come blush utilizzo questo qua di Constance Carroll Blush Crush, fatto appunto in questo modo qua, che ho acquistato sul sito del Make Beauty. E ha questa colorazione. A me come colorazione non piace proprio al 100% perché lo trovo un attimino scurina, però penso che per questo make-up ce lo possiamo fare andare bene. Allora, e vado a metterlo in questo modo qua. Ok, blush messo. Sembro tipo tutta abbronzata qua. Per quanto riguarda invece l'illuminante, utilizzo il highlighter di Gabrini Cosmetics, fatto in questo modo, colorazione molto bella, cioè a me piace veramente tanto perché lascia un effetto molto naturale, però bello. E per applicare il blush vado ad utilizzare questo pennellino qua a ventola, fatto in questo modo, ne prendo giusto un po' e vado a metterlo. Molto bello. Allora, passo invece alle sopracciglia. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, visto che non ho prodotti in crema o comunque ombretti, vado ad utilizzare un mascara che appunto ha già lo scovolino incorporato. Però anzi, prima li pettiniamo, così abbiamo un effetto più bello. Quindi vado a pettinare. Ok, le sopracciglia pettinate devo dire che mi piacciono già di più perché lasciano comunque questo effetto molto più ordinato. E comunque vado a mettere giusto un filino di mascara per dargli un po' di forma e anche un po' più di colore. Allora, passiamo invece agli occhi. Come prima cosa vado ad utilizzare il primer di Yves Rocher, che appunto serve a mantenere un po' più accesi e anche più vivi come si chiama, le ombrette appunto che andrò a mettere.
e vado per stendere appunto il primer. Utilizzo questo pennellino qua di Dua You Brushes a lingua di gatto e vado appunto a stendere il mio primer. Devo dirvi che questi pennellini sono molto molto comodi, cioè a me piace utilizzare i pennellini perché almeno così non devo sempre lavarmi le mani o comunque anche ad applicare comunque il fondotinta utilizzando la Beauty Blender, cioè comunque vi sporcate un po' di più le mani, invece utilizzare appunto i pennellini lo trovo anche molto più igienico. E niente, per quanto riguarda appunto gli occhi andrò a fare un make-up super super veloce e neutro, ecco, non utilizzerò colori particolari. Quindi come base utilizzo il blush che avevo appunto utilizzato prima, utilizzo appunto questo qua da sfumatura, ne prendo giusto un po' e vado a metterlo. Hanno una presa molto molto bella, molto bello, e vado appunto a sfumare il mio ombretto sull'occhio. Ok, molto bello, molto comodo, cioè mi piacciono veramente tanto. E niente, dopo aver applicato questo ombretto qua super super neutro, vado ad utilizzare anche questo qua di Kiko nella colorazione 202 ed è appunto questo marroncino glitterato. Sempre con questo pennellino che abbiamo utilizzato prima ne prendo un po' e vado ad applicarlo nella parte esterna dell'occhio. Ok, cioè vedete è già più luminoso e gli dà questa intensità nella parte finale dell'occhio. Allora, ho finito di mettere gli ombretti e vado adesso con questo scovolino qua, con questo pennellino fatto a scovolino, a pettinare le ciglia. Allora, vado a mettere eyeliner, che utilizzo questo qua di Yves Rocher, vado a mettere anche la matita qua sotto l'occhio, che è questo qua di Make Up Revolution, che mi basterà tipo fino a quando avrò 50 anni, e poi vado ad applicare anche il mascara di Shiglam. Allora, make up finito, quindi il risultato mi piace veramente tanto. Soltanto due cose: al posto del mascara di Shiglam sono andata ad utilizzare il Pupa Vamp, perché appunto come risultato mi piace di più l'effetto che lascia il Pupa Vamp. Poi sono andata a mettere giusto un filino di rossetto e ho utilizzato questo qua di Avon Mark, sì, nella colorazione Blushing Beauty, e ha questo colore molto molto bello rosato. E niente, appunto questo qua è il make up finito. Parliamo adesso dei pennellini, perché appunto questo video si è basato sui pennellini, non tanto sul make up o comunque sui prodotti che ho utilizzato. A me, devo essere sincera, come risultato mi piacciono veramente tanto, nel senso che hanno comunque setole morbide, quindi sulla pelle non li sento fastidiosi. La resa dei prodotti sui pennellini mi piace, perché anche con gli ombretti avete visto la resa l'ha fatta subito. Anche il pennellino per applicare il fondotinta, visto che io non ho mai utilizzato un pennellino per applicare il fondotinta, mi è piaciuto molto, e anche gli altri pennellini che ho utilizzato mi sono piaciuti. Giù nell'info box appunto, se siete interessati, se vi sono piaciuti questi pennellini, li avete visto sia come lavorano, sia come pack, sia come appunto arrivano imballati, confezionati, li avete visti, quindi se vi possono piacere, se vi piacciono, giù nell'info box trovate il link dove appunto potete andare direttamente sul sito di Amazon e acquistarli o comunque dare un'occhiata. E niente, io spero tanto che questo video vi sia stato utile. E ringrazio ancora Dua You Brushes per avermi regalato questi pennellini qua, di cui io sono molto molto soddisfatta. E vi mando un mega bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!